superare il 15-8. Spagnolo, l'attacco di Spissu, arriva Atkins a fintare il blocco, poi a correre per andare con la layup fino in fondo ancora una volta. In campo Adam Mokoka, francese di Parigi, che ha giocato a Oklahoma. L'andata aveva vinto la squadra pugliese di Vitucci. Spissu trova Brooks, intanto la palla di Brooks che riesce a segnare dopo l'ottima penetrazione dal lato. Lumana Reyer in questo secondo quarto, come vedete, parziale di 11-7 questi primi 5 minuti e mezzo. Bellissimo anche questo canestro di Forrai, va sotto le planche per un momento da Atkins, quindi Flaccadori ancora per Forrai, riesce a far girare velocemente il pallone, la Dolomiti Energia Trentino che trova il tap-in all'inizio del terzo quarto di gioco. Willis a ricevere, c'è anche Granger che rischia qualcosina sull'attacco di Lockett. Bramos poi in ritardo, Flaccadori punito come al solito, più 3 adesso per la squadra lagunare. Lockett dopo il blocco di Atkins, botte risposta esattamente come quello che abbiamo visto. A meno 6 adesso la Dolomiti Energia, che prova a difendere adesso con questo ottimo attacco di Granger con intensitori Willis, e adesso parla ancora da 3, ancora Parks. Forde Atkins, proprio spagnolo, attaccare a servire il pallone a Crawford. Bramos sul giocatore numero 22 che va in fadeaway, Kiki Move. C'è Spissu sul 12, Atkins a cercare di disturbare Flaccadori, che poi dà il compito a Spagnolo per andare a segnare. Vantaggio Dolomiti Energia Trentino, e più 2 adesso per Spagnolo e compagni. Proprio Spagnolo, virata su De Nicolao, rischia di perdere il pallone il 9, poi Flaccadori in punta dall'arco, ne aveva sbagliate tutte finora ed è riuscito a trovare i 3 punti più pesanti, più 2. Moraschini a segnare la parità, 77-77. Poteva sicuramente, a mio avviso, giocare meglio questo pallone della Reyer Venezia in questo attacco. Gran palla di Atkins per Spagnolo, vola in terra Spissu, ma fa tutto da solo. Fine, Atkins perde il pallone, Flaccadori non riesce a tenerlo, attenzione a Granger. Willis ha l'opportunità di andare da Moraschini, la schiacciata a 13 secondi dalla fine. Rischia di recuperare il pallone Moraschini, non c'è fallo, pallone per Spagnolo, attenzione che mancano 3 secondi, 2 liberi ed è Bramos. E Granger vuole il pallone perché dalla mia inquadratura ha chiesto proprio a Willis la palla. A quest'ultimo secondo con 9 decimi, Granger prova dall'arco, Granger, la palla esce, ma soprattutto in festa la BLM Group Arena.